Ben trovati dalla redazione del TG60 per questo nuovo appuntamento con l'informazione su TVL, un telegiornale ricco di notizie e appuntamenti in diretta. E quindi stravolgiamo un pochino la scaletta rispetto alla nostra consuetudine e diamo subito la linea a Montecatini, a Marta Quillici, dove è appena arrivato il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per la presentazione dei progetti di ristrutturazione della stazione ferroviaria. Marta, un brevissimo flash da te. Sì, Francesco, ciao, è proprio entrato in questo momento alla stazione di Montecatini il ministro per le infrastrutture Salvini. Purtroppo non si è fermato con i giornalisti, la conferenza stampa sarà successiva rispetto all'incontro con la cittadinanza e con le autorità. Noi però abbiamo ascoltato l'amministratore delegato di RFI perché ci ha illustrato il motivo per cui il ministro Salvini è qui, ovvero l'illustrazione dei lavori di riqualificazione dell'intera stazione di Montecatini, quindi ascoltiamo quello che ci ha detto l'amministratore delegato. 2024 sarà l'anno nel quale si vedranno iniziare i lavori per il rifacimento della stazione di Montecatini Monsummano. In cosa consistono i lavori? Sì, nel 2024 partiamo con i lavori, è un progetto che è rappresentativo dell'impegno di Rete Ferroviaria Italiana e del gruppo Ferrovie nella rivalutazione, nella riqualificazione delle stazioni che sono luogo cerniera fra i servizi di mobilità non solo ferroviaria e sono al tempo stesso dei luoghi di grandissimo pregio per le città, non solo di valore urbanistico ma anche di valore architettonico. Qui gli interventi continuano in realtà dopo gli interventi fatti all'interno della stazione nel fabbricato viaggiatori, andiamo a intervenire sulla piazza della stazione, ovviamente con una grandissima attenzione alla fontana che è qui davanti, un'opera incredibile che andiamo a riqualificare rispettando il pregio architettonico e il valore storico di questo intervento, ma lo facciamo anche coniugando questo intervento con i servizi di mobilità che vengono completamente ridistribuiti nella piazza antistante, garantendo quindi una migliore accessibilità al servizio ferroviario e soprattutto l'integrazione con i servizi di mobilità urbana ed extraurbana. Ci dà qualche numero, cifre e tempi? Abbiamo 2 milioni di investimento che si aggiungono ai 4 già investiti negli ultimi anni sulla stazione. Partiamo nel secondo semestre del 2024 con i lavori e li completeremo entro il 2025 progredendo con grande rispetto e grande valorizzazione del grande patrimonio artistico che c'è nella stazione di Montecatini. Chiedo alla regia di andare a Firenze, dove in regione ci sta aspettando pazientemente Massimo Pannocchi insieme ad un ospite perché è in discussione il bilancio della regione di Toscana. Dunque chiedo alla regia parola a Firenze, se non sbaglio. Sì, allora Francesco, siamo nella sede del Consiglio regionale per la terza giornata della seduta appunto del Consiglio. Probabilmente è l'ultima, come hai detto te, ci saranno in discussione in questi giorni l'approvazione del bilancio, della manovra di bilancio, praticamente la manovra fiscale del governo della Regione Toscana per il 2024 e questo pomeriggio si partirà già dalle 2:30 con la votazione e non si sa però se dovrà finire, se finirà anche nella giornata di oggi o se dovrà andare in ulteriore seduta domani mattina. Tra le altre cose, io sono in compagnia di Federica Fratoni, consigliere del Partito Democratico, consigliere regionale, che ha presentato nella giornata di ieri un ordine del giorno su un altro tema, però collegato alla manovra di bilancio, ovvero un ordine del giorno per quanto riguarda sulla sanità, su quello che sono anche le problematiche specifiche della Fondazione Mike e di altre strutture simili. Quali sono i contenuti dell'ordine del giorno intanto e poi eventualmente se farà in tempo l'ordine del giorno ad essere discusso oggi.
Sì, io avevo preparato questo ordine del giorno prima che uscisse pubblicamente il grido di dolore, il giusto grido di dolore del Presidente Bardelli, perché ritenevo che ci fosse una partita che non fosse stata adeguatamente assunta da parte dell'assessorato per quanto riguarda i ristori Covid da corrispondere ai centri diurni. È stato fatto tutto un lavoro sulla residenzialità, ma meno, secondo me, sui centri diurni, e la situazione della Fondazione Mai che sicuramente è servita ad accendere un faro proprio su queste strutture che sono molteplici in Toscana. Quindi ho presentato questo ordine del giorno nel quale si chiede sostanzialmente di fare due cose. La prima, di aprire un tavolo per approfondire la problematica e mappare le esigenze su tutto il territorio regionale, partendo da Mike, perché è sicuramente la realtà più grande e forse anche quella più prestigiosa. Ricordiamo, scusi consigliere, che la Fondazione Mike ha annunciato la probabile messa in cassa integrazione di 130 dipendenti. Sì, diciamo, la situazione era nota anche se non in questi contorni, e quindi è necessario riprendere rapidamente questo confronto e poi prevedere ovviamente le misure necessarie per sostenere questa e le altre situazioni che emergeranno. Collegato al fatto che noi stiamo affrontando un passaggio doloroso ma necessario, che è quello di aumentare l'addizionale IRPEF, purtroppo in mancanza di un intervento adeguato da parte del governo, ma questo aumento non può che essere collegato all'erogazione di servizi di qualità accessibili a tutti, di cui la Fondazione Mike costituisce un esempio di grandissimo valore. L'altro aspetto è quello del rapporto con l'azienda. Non si dice nell'ordine del giorno, che verrà, io credo, approvata all'unanimità nella serata di stasera, massimo nella giornata di domani, perché i colleghi sono tutti favorevoli ovviamente ad approvarlo, credo che poi vada rivolto un invito all'azienda sanitaria ASL Centro affinché nel rivedere i rapporti anche con la Fondazione Mike all'interno della convenzione sappia cogliere le opportunità che questa realtà offre, soprattutto su un lato che è quello dell'innovazione nei servizi. Spesso si affrontano queste tematiche in maniera un po' formale e burocratica, e invece bisogna essere conseguenti rispetto a esperienze innovative di cura e anche di socializzazione alle quali la Mike ormai ci ha abituato. Penso alla crociera, una su tutte che è stata premiata anche a Roma. Quindi questi sono servizi di qualità, meritano di essere tutelati e di essere presi come valore e patrimonio comune da parte di Regione Toscana. Da chi è stata firmata, oltre la prima firmataria da Federica Fratoni, quali sono gli altri firmatari? Al momento i colleghi sono certamente il collega Nicolai della provincia di Pistoia, ma la collega Rosignoli di Siena, il vice capogruppo Pescini. So che c'è però un'adesione corale, e avendo trasmesso questo testo anche alle opposizioni non escludo che poi in corso di giornata si aggiungeranno anche le firme a partire dagli altri consiglieri di Pistoia, Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia, Luciana Bartolini della Lega. Bene, grazie allora Federico Fratoni. Per completare il collegamento, ovviamente allora vi ricordo la ripresa dei lavori del Consiglio con le votazioni per la manovra di bilancio. Sarà approvata anche, molto probabilmente non si sa se un'unanimità, ma sarà comunque approvata una legge a favore degli alluvionati, con l'alluvione ovviamente del 2 novembre, con 27 milioni che verranno messi a disposizione per famiglie e imprese, 15 per famiglie e 12 per le imprese, con un aumento della quota massima a disposizione per le famiglie da 2.500 a 5.000 euro. È tutto, vi restituisco la linea da Firenze. E dunque parlavamo del bilancio della Regione Toscana, bilancio approvato in Consiglio Comunale a Pistoia a maggioranza. Il Consiglio Comunale di Pistoia ha approvato il bilancio di previsione 2024. Quali sono gli aspetti caratterizzanti? Anzitutto, l'aspetto caratterizzante principale, in un clima politico a livello regionale dove la Regione sceglie di aumentare l'addizionale IRPEF, è quello del Comune, che in realtà mantiene tutte le aliquote e tutte le tariffe invariate. Addirittura sul fronte tariffario ci sono delle modeste agevolazioni che vengono confermate dall'anno scorso e che addirittura vengono anche introdotte per questo anno. Altri importanti capitoli sono quello della spesa corrente e degli investimenti. Da questo punto di vista, quali sono le novità? È un bilancio prudente, però anche coraggioso, perché in ogni caso si mantiene quella che è la spesa per i servizi e per le attività di manutenzione.
Sul fronte degli investimenti è ovviamente importante l'esposizione sul fronte dei macro investimenti di Bottegone e del PNRR. Dal 1 gennaio 2024 vanno in ammortamento 5 milioni di mutui di cofinanziamento su Bottegone. Se si dovessero citare i principali investimenti? Dunque c'è ovviamente San Lorenzo si rigenera, poi ci sono quelli previsti sul fronte delle scuole. E in ogni caso c'è la conferma dell'investimento del PNRR che è stato affidato in questi giorni sul legno rosso. Questi sono i capitoli principali. Poi ovviamente ci sono varie voci di manutenzione straordinaria su tutto quello che è il nostro patrimonio immobiliare. Penso al Palazzo del Tau, penso al completamento delle opere legate al Pantheon. E la scelta di depennare la previsione per il Pallavicini? No, in realtà il nuovo palazzetto al Pallavicini è confermato, semplicemente si tiene conto di un'emergenza che è legata alla necessità di finanziare un importante intervento di recupero complessivo del Teatro Manzoni, che vede concorrere più attori istituzionali oltre che la fondazione. Quindi semplicemente è stato chiesto alla Regione di stornare il milione garantito sul palazzetto, sul nuovo palazzetto, sul Teatro Manzoni, dal momento che non soltanto riteniamo che sia assolutamente prioritario la messa in sicurezza per continuare a garantire l'apertura del teatro, ma anche perché riteniamo di poter individuare ulteriori fonti di finanziamento, anche private, sul nuovo palazzetto. Ritorniamo a Montecatini, ma per la cronaca, da segnalare ancora un furto commesso in uno dei negozi delle Terme Tettuccio ad essere stato preso di mira. È stato un negozio d'abbigliamento già precedentemente colpito dai ladri, che sono penetrati nello stabilimento e poi nel negozio portando via tutto il materiale e causando danni per circa 50.000 euro. Si tratta dell'ennesimo atto criminale commesso nei confronti di una delle attività commerciali presente in quello che è uno dei simboli di Montecatini. Proprio questa mattina i commercianti del Tettuccio hanno manifestato contro episodi del genere. Dall'inizio della stagione i colpi messi a segno sono stati oltre 15. 7 scuole di sci della Montagna Toscana hanno appena potuto accedere ai fondi governativi ricavati dalle risorse avanzate per il periodo del Covid. L'annuncio è stato fatto dal presidente regionale dei maestri, Giacomo Bisconti. Un traguardo, ha commentato, reso possibile grazie all'interessamento della Regione tramite l'intervento diretto del presidente Gianni e dell'assessore Marras. La somma erogata è pari a 272.000 euro. Questo, prosegue Bisconti, è un'autentica iniezione d'ossigeno dopo un lunghissimo periodo di difficoltà. Veniamo adesso allo sport, è un fine settimana da grandi emozioni quello che vivrà il basket della nostra provincia. Sarà un fine settimana da urlo, quello che aspetta le maggiori squadre di basket della provincia di Pistoia, come non si vedeva da anni. In primis la gara del Palacarrara sabato alle ore 20 con i biancorossi che ospitano la Virtus Segafredo Bologna, una delle squadre top in Europa, seconda in Eurolega, che schiera niente po' di meno che Bellinelli, Schengelia, Hackett, senza considerare i vari Cordinier, Abbas, Polonaro, Dobrich. Uno squadrone vero, capitanato da coach Luca Banchi, il grossetano anche coach della Lituania, nominato tra l'altro miglior allenatore dell'ultima edizione dei mondiali di basket. I biancorossi sono squadra tosta, talentuosa e che sarà sostenuta da un palazzetto sold out, malgrado la verosimile massiccia presenza di supporters bianconeri. Pistoia non ha nulla da perdere in questa sfida, contro una corazzata straordinaria, penalizzata però dal doppio impegno settimanale in Eurolega, che sicuramente le toglierà preziose energie. A pochi chilometri di distanza, ed esattamente al Palaterme di Montecatini, si gioca invece una sfida per le zone altissime della classifica della Serie B nazionale, con la capolista Fabo Aarons che ospita la PL Livorno. Una gara che potrà dire molto sul futuro degli Aironi, contro una squadra ambiziosa e che porterà in dote molti tifosi dalla città labronica. PL che al momento divide il secondo posto con l'altra squadra livornese, la Libertas, e con la Gemma Montecatini, grande rivelazione della stagione. Gli uomini di coach del Re saranno invece impegnati alle ore 18 nella lunga trasferta da Avellino, distaccata di 10 punti dai rossoblù, ma pur sempre formazione pericolosa. Un sabato da vivere tutto d'un fiato, con la speranza che porti sotto l'albero punti e gioie per le tre squadre della provincia.
Con questo è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo, nel pomeriggio alle 14.35 ci sono gli amici della pelle, la rubrica dedicata alla dermatologia, quello della dottoressa Lucilla Melani, poi alle 15.05 circa Di Tutto in Pop, una nostra trasmissione di intrattenimento condotta da Simone Gai con Sheila Pratesi, Leo Capecchi ed Emanuele Nanni. Alle 17 poi la partita di calcio Pistoiese Lentigione. L'informazione torna alle 19 per il primo degli appuntamenti del pomeriggio con il nostro telegiornale. Arrivederci.